tua coscienza, io sono la tua coscienza, io sono la... Maledetto insetto! Insetto a me! Io sono il grillo parlante, la tua coscienza! Ma io sono un insetto, perché non mi vede? Pinocchio! Ehi, Pinocchio! 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 Ma questo bosco è pieno di insetti! Però è sempre bello il regno delle favole. No come il mondo degli umani, dove nessuno ti pensa, nessuno ti cerca. Ormai sono tutti attaccati a questi social. Instagram, Facebook, TikTok, TikTok. E nessuno si incontra mai. Pinocchio, non farti influenzare. Ascolta la tua coscienza. Tu sei un bambino buono e gentile. Pinocchio, ascolta la tua coscienza. Pinocchio, ascolta la tua coscienza. Ma sei ancora qui! Adesso vi farò vedere io chi è Pinocchio. Despacito, na-na-na-na-na-na-na-na, Despacito, na-na-na-na-na-na-na-na, conmigo! Questo personaggio posso farlo benissimo. La mia pagina sarà la più seguita di tutti. Despacito, sarò io il burattino più figo. Grillo, Grillo, dove stai andando? No, è Pinocchio che cantava sì, e che ballava. Sì, ho visto che Pinocchio cantava e tu ballavi? Io? No, io parlavo, Fatina. Parlavi mentre ballavi? No, è Pinocchio che parlava mentre ballava. E quindi ci hai parlato? Io non parlavo, come ci parlavo? Insomma, Grillo, mi stai confondendo, ci hai parlato o no? Scusa, Fatina, no. Nel senso che io parlavo, ma lui non mi ascoltava. E lui invece? Lui parlava. Ho capito, parlava. Ma cosa diceva? Parlava strano. Diceva che voleva diventare famoso su Facebook, su Instagram. Famoso? Eh sì. Ma se Pinocchio è una delle favole più famose al mondo, e tu dovresti saperlo bene, visto che ne fai parte. Chi io? Ah, sì! Io ero l'insetto parlante! Mio piccolo grillo, ma che dici? Che insetto? Tu sei il grillo, la voce della coscienza. E lui è Pinocchio, il burattino divenuto bambino. Un po' burlone, ma un dolce bambino. Sì, Fatina, ma lui parla di quelli che vivono nel mondo umano. Sono strani. E non vivono. Come non vivono? No, vivono. Nel senso che non amano vivere. Ma che dici? In che senso? Si chiudono tutto il giorno in casa e stanno con questi telefonini, PC, TV e se escono è solo per farsi foto e far vedere agli altri dove sono stati. Che mondo strano. Eh sì. Forse per questo lo stiamo perdendo. Ma dobbiamo fare sì. Qualcosa. Tu Grillo, seguilo e fammi sapere se fa qualcosa di strano. Ok. Ma okay. Corri. Bambini, mi dovete aiutare. Se Pinocchio non ama più la fantasia e voi come lui non credete più in lui, lo sapete che possiamo anche scomparire? Scomparire? Chi può scomparire, mia dolce Fatina? Buongiorno, Merlino. No, nessuno. È il mio piccolo Pinocchio che mi preoccupa. Non riesco più a seguirlo. Chi lo dici? Il mio piccolo Artù, da quando è riuscito a prendere la spada nella roccia, non si sopporta più. Vuole fare solo i combattimenti. E io non è che sono così in forma. Magari fosse questo. Ma che lui non riesce né a vederci né a sentirci. Stai tranquilla, non è un problema. Il problema è se noi non lo vedessimo più. Hai ragione, Merlino. Ma come devo fare? Io sono seriamente preoccupata. E se il regno delle favole dovesse scomparire? Mia dolce Fatina, abbiamo superato 2 guerre mondiali. Adesso la pandemia. Vuoi vedere che non superiamo la tecnologia? Grazie, saggio Merlino. Tu sai sempre come farmi tornare di buon umore. Ma dimmi, a che cosa stai lavorando adesso? Io? Lavorando? Non stai preparando nuove formule magiche? Ti ho visto preso da queste pozioni. Ah. Che cosa stai combinando? No, non è un lavoro. È un semplice amore per la magia. Ah, sì, io ti stavo cercando. Dove sei? Ma come dove sono? Sono qui. Ah. Ma perché mi cercavi? Perché non ti trovavo. Bambini, è l'età, è smemorato. Ma cosa volevi chiedermi, Merlino? Mi devi prestare, per favore, la tua bacchetta magica. Ho trovato la soluzione. Che soluzione? Per fare cosa? Ho scoperto una formula che fa ringiovanire. Ma davvero? Sì! Te la presto, solo se poi me la fai utilizzare. Ma tu non hai bisogno, mia dolce Fatina. A me serve. Ah, Merlino. E chi se l'immaginava che volessi ritornare giovane? Sì, per forza! Vorrei vedere te correre dietro al piccolo Artù! Scusami, avevo frainteso.
Ecco la mia bacchetta. Grazie, Fatina. Fanne buon uso e sta attento. Grazie, Fatina. Grazie, Fatina. Oh, Merlino. Tutto bene? Ti aiuto? No, mi sono fatto niente. Prendi la tua valigia, riempila di magia e viaggia sulle ali della fantasia. Sognare non costa niente, basta solo qualche ingrediente, un pizzico di follia del cuore e della mente. Immagina un mondo nuovo con tante giostre sospese in volo, colline di cioccolato, nuvole di zucchero filato. Inventa un mondo diverso, un luna park fino all'universo, le stelle di caramelle, i pianeti come di tanto affetto e vai donando amore e rispetto. Sognare possono tutti, sia i cattivi e sia i brutti. Fai come la natura, da sempre i suoi frutti. Immagina un mondo strano come un circo al contrario, l'elefante trapezista, la tigre fantasista. Pensa a un mondo bello dove ognuno che già può.